capire come comportarsi nei casi in cui il nostro animale, sia cane che gatto, viene appunto, subisce la puntura di un insetto. Vedremo vari esempi, vari casi e successivamente poi potremo discutere insieme in base alle varie domande. Oddio, Succede? oddio, Che succede? c'è già un primo momento di panico, i contadini. No, dai, fantastica, voglio assolutamente, no, è troppo bella. Ovviamente, stavo scherzando, però appunto per comunque farvi capire che veramente abbiamo di fronte un mondo fra varie tipologie di insetti all'interno delle quali abbiamo ulteriori specie, quindi ovviamente noi tratteremo la parte delle, come posso dire, delle specie più diffuse e dei casi anche più ovviamente anche riportati, ad esempio in letteratura. Quindi, facendo come dire una sorta di cernita, quali sono gli insetti maggiormente pericolosi per i nostri animali? Sicuramente l'ape, la vespa, il calabrone. Il tafano appartenente alla famiglia Tabanide, lo vedete nella slide, e la cosiddetta formica rossa, formica mietitrice o fire ant, come appunto la chiamano gli americani. Vedremo alcuni esempi e ovviamente ci sarà ampio margine per la discussione. Innanzitutto dobbiamo, diciamo, fare una distinzione. Distinguere quegli insetti che appunto pungono per nutrirsi, che sono fondamentalmente anche definiti ematofagi, cioè significa che loro hanno praticamente necessità di, bene sì, succhiare il sangue del nostro animale, come appunto la zanzara, le pulci, i pidocchi, i pappataci e altre ovviamente tipologie di insetti. Mentre ci sono degli insetti che in realtà appunto pungono solo per difendersi, come le api, le vespe e i calabroni. Questa distinzione serve anche un pochino a farci capire in realtà che chiaramente i nostri animali, soprattutto magari i cuccioli o in particolar modo il gatto che insegue qualsiasi cosa, ma anche il cane comunque, è chiaro che se, come dire, vanno, no, a stuzzicare certi animaletti, loro per difendersi praticamente reagiscono. Mentre nell'altro caso si tratta praticamente anche di ectoparassiti, vedi i pidocchi, la pulce, che praticamente purtroppo possono, se non prendiamo le dovute precauzioni, come dire, essere ospitati nel manto dei nostri animali. Ma andiamo subito a vedere che cosa provoca, ad esempio, la puntura di un'ape. Noi, diciamo, sappiamo che le api hanno questo pungiglione che è nella parte distale, appunto, del loro corpo, in quest'area qua, ed è collegata ad una ghiandola praticamente intestinale, che è quella che secerne il veleno. L'ape, per il meccanismo di difesa, appunto, quando punge, purtroppo, in questo evento si ha una lacerazione. Per tale motivo proprio il pungiglione viene lasciato all'interno della vittima, tra virgolette, che può essere il nostro cane, il nostro gatto, e con esso purtroppo anche gli ultimi segmenti, perché è proprio connessa ai segmenti dell'intestino dell'animale e parte dei visceri. Conseguentemente l'ape poi successivamente muore a causa di questa proprio mutilazione. Come vedete, questo appunto è uno schema. Giusto per avere un pochino un'idea di quello di cui stiamo parlando, no? E come viene secreto questo veleno. Vedete, c'è questo poison sac, c'è questa sacca praticamente velenifera che è connessa praticamente all'intestino dell'animale e il veleno delle api è quello più ampiamente studiato proprio in ambito medico perché ha un'infinità di proprietà. Contiene, vedete, 60 componenti proteici. Fondamentalmente, tra questi, ce ne sono alcuni come la melitina, l'istamina, la ialuronidasi, la fosfolipasi A2. Praticamente sono tutte sostanze allergogene, chiamiamole così, non entro proprio nel dettaglio ovviamente
di cosa vanno ad attivare all'interno dell'organismo, ma in soggetti particolarmente predisposti possono queste sostanze determinare delle reazioni allergiche molto importanti, sistemiche, gravi, e le vedremo. In soggetti che appunto in realtà non hanno magari dei fattori predisponenti o non sono cosiddetti atopici, non sono soggetti predisposti, c'è comunque una stimolazione del sistema immunitario nel punto della puntura, nella zona della puntura, e lì quindi vedremo che cosa nel cane e nel gatto si può verificare, quindi è una reazione definita locale. Questo è un pochettino, vedete, quello che avviene, cioè in pratica l'animale punto, sia il cane che il gatto, vedete, questi sono gli allergeni dati dal veleno, c'è tutta l'attivazione, la cascata del sistema immunitario, e quello che noi abbiamo visto con il tempo è che giocano un ruolo fondamentale queste cellule del sistema immunitario che sono chiamati mastociti. I mastociti al loro interno, vedete, hanno una serie di granuli, e in seguito al contatto del complesso allergene, diciamo, i nostri anticorpi, che loro praticamente liberano queste sostanze in maniera spropositata, e sono queste sostanze quelle allergiche responsabili di una serie di eventi all'interno dell'organismo che possono portare purtroppo anche alle cosiddette reazioni anafilattiche, il famoso shock anafilattico. Prima ovviamente di avere questo evento così grave, esagerato, massivo, possiamo avere tutta una serie di sintomi che il proprietario può essere in grado di riconoscere, e quindi, come dire, agire poi per tempo di concerto con il veterinario. Quindi, perché le punture dell'insetto in generale possono essere pericolose? Abbiamo detto, possiamo avere una reazione locale, quindi un arrossamento, un dolore immediato, un gonfiore, prurito, l'animale che in qualche modo o si lecca o si morde l'aria in maniera quasi anche compulsiva, dove è stato ipoteticamente punto, se come nella foto che vediamo vengono punti sul naso, sul tartufo, hanno questo atteggiamento insistente con le zampe di grattarsi, come a portare a cercare di liberarsi di un qualche cosa. Quindi molte volte il proprietario magari pensa che il cane o il gatto possono avere un qualcosa nell'occhio o un qualcosa dentro il naso, invece è proprio come una reazione che possiamo avere noi dopo essere stati punti da un'ape, di forte dolore, di prurito. La reazione può essere, come vi dicevo, locale o sistemica, però quella locale può assumere anche caratteristiche diverse, non solo, come vedete appunto in questa foto, magari qua potremmo avere una reazione di tipo tondeggiante, rossastra, locale, limitata. Però in alcuni casi possiamo avere delle reazioni cosiddette locali più estese che possono interessare la cute in più punti, cioè nonostante l'animale, no, sia stato punto in una zona del corpo ben precisa, un orecchio, sul naso, su una zampa, noi a livello cutaneo possiamo andare a vedere anche questo tipo di effetto qua, di reazione qua, come in questo case report che vi faccio vedere su questo Bull Terrier, dove appunto il proprietario, come riportano gli autori, vedete, riporta effettivamente la presenza di tutte queste papule, ponfi, diffusi, dopo aver visto effettivamente un insetto nerastro che probabilmente appunto il suo animale. Quindi la puntura avviene in una zona del corpo ben precisa, ma in realtà noi possiamo vedere una reazione che è sempre locale, cioè cutanea, ma diffusa. Questo tipo di presentazione, che in questo caso con un cane magari a manto chiaro o in zone più glabre, è anche abbastanza evidente, no? Possiamo vedere ad esempio andare ad esaminare il nostro cane tra le zampe posteriori, tra le cosce, in quello che è chiamato il piatto della coscia, o nel cavo ascellare, cioè nelle zone dove c'è meno pelo,
magari noi possiamo andare a cercare di capire, cercare di esaminare se ci sono altre reazioni, oltre a quella puntura magari X evidente che vediamo, che ne so, sul naso. Perché le zone glabre possono, diciamo, indicarci, ad esempio, una reazione di tipo orticarioide, un'orticaria, quindi tanti puntolini, proprio come accade nelle persone. E questo è un sintomo importante, perché una reazione di tipo orticareoide, un eritema, la presenza di quello che viene chiamato, no, questi ponfi diffusi, si parla di rash cutaneo, significa che effettivamente il veleno ha determinato una reazione tale all'interno del corpo dell'animale che ha scatenato il sistema immunitario e quindi siamo in estrema allerta in quei momenti. L'altro aspetto che può essere veramente molto pericoloso, e questo accade anche, ripeto, nelle persone, è proprio appunto il sito di puntura. Come vedete in questo gatto, che insomma fortunatamente poi ha avuto un esito positivo, perché la puntura dell'insetto può avvenire anche in seguito o a un'ingestione barra inalazione, come vi dicevo, io ho dei gatti, uno di loro in giardino corre dietro a questi insetti, può mangiarli, può comunque, a seconda del tipo di insetto, evocare in esso una reazione di difesa, chiaramente. Se il malcapitato ingerisce l'insetto e l'insetto prima di morire, cosa che può assolutamente accadere, punge, scusate, la parte della base della lingua, la gola, può accadere questo, cioè proprio un edema dei tessuti, proprio del sottogola, ovvero un gonfiore. Questo è molto pericoloso, bisogna stare molto attenti perché l'edema, cioè il rigonfiamento, la presenza di infiammazione grave a livello di questi tessuti. Sì? No, 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 scusami. No, no, figurati, Dai. Silvia. No, 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 era solo. L'edema, la presenza di infiammazione a livello di questi tessuti, effettivamente può provocare delle difficoltà respiratorie anche importanti. Come vi dicevo, questo può avvenire o appunto perché il nostro cane, il nostro gatto, giocando, cercando di mordere questi insetti, quindi verosimilmente un insetto che ha la capacità di pungere e o mordere, quindi api, calabrone, il così chiamato anche appunto bofonchio, può avere questo tipo di reazione che vedete nella foto. Però l'animale può anche pungere proprio a livello proprio della gola, sulla pelle, quindi le reazioni possono essere comunque alla fine, no? Clinicamente di aspetto le medesime, ma la puntura dell'insetto può essere sia interna che esterna. Quando è interna, avviene internamente, diciamo, lì bisogna appunto procedere come nel caso di questo micio che è stato portato in pronto soccorso, in emergenza, ad un'anestesia generale, deve essere esplorato la bocca, deve essere guardato appunto il cavo orale, cioè la zona delle tonsille, della gola, cercare di capire se magari l'insetto o parti di esso sono ancora in quell'area a rimuoverle. Quindi ovviamente qui siamo molto avanti e di fronte ad un evento di estrema gravità, ecco. Nei casi più severi, come accennavamo prima, si può avere proprio il famoso shock anafilattico. Perché? Perché abbiamo visto quelle cellule, no? Che si chiamano mastociti del sistema immunitario, hanno all'interno una sostanza che si chiama istamina, e da lì capite come mai nelle reazioni allergiche vengono dati i famosi farmaci antistaminici? Perché l'istamina contenuta all'interno di questi granuli, di queste cellule del sistema immunitario che esplodono, sono come, in maniera molto, molto semplice, impazzite, vanno a determinare dei danni importantissimi, perché lo shock anafilattico è legato al fatto che l'istamina provoca una dilatazione proprio dei vasi, della nostra circolazione, un calo
della pressione corporea, quindi un calo dell'agitata cardiaca, una grave difficoltà respiratoria, perché possiamo avere, l'istamina può determinare broncospasmo, quindi siamo veramente di fronte a un codice rosso in questi casi. Ovvio che prima di arrivare lì, come accennavamo poco fa, ci sono tutta una serie magari di indizi da considerare e quindi correre ai ripari. Questo è il famoso angioedema. Questo è ciò che accade in un cane che non si fa i fatti suoi e va a dar fastidio all'ape, alla vespa, e quindi viene punto per difesa di questi ultimi. Solitamente l'angioedema indica una diciamo reazione di difesa, perché alla fine i mastociti, vi ricordate nello schema, loro cercano in qualche modo di accogliere, no, quello che accade in seguito al legame dei nostri anticorpi e di quegli allergeni del veleno dell'ape, del veleno del calabrone. Quindi è un meccanismo di difesa il fatto che l'animale gonfi con questa faccia buffa. Ovviamente questo mette in allerta il proprietario ed è giusto che lo sia, perché l'angioedema è una gonfiore, come vedete, delle guance, del muso, del sottogola, dell'area della gola. E non è detto che questo tipo di sintomo che noi vediamo in queste immagini rimanga lì, fermo lì. Quindi è giusto che un proprietario che vede l'animale, magari è stato in un prato, l'ho portato fuori, l'ho lasciato libero di correre senza guinzaglio, di fare insomma una bella corsa in libertà, è tornato con questa faccia più o meno gonfia, ed è che è peggiorata, perché poi peggiorano proprio rapidamente, diventano sempre più gonfi nell'arco anche di minuti. In questo caso è giusto allertarsi, è giusto andare dal veterinario ed è giusto anche ipotizzare che l'animale sia stato punto da un insetto. Quindi di fronte a questi quadri, come vedete, abbiamo tempo di poter intervenire, di fare tutte le manovre, e l'animale può essere tranquillamente dimesso in giornata, fare una sorta di piccolo day hospital, diciamo, con una terapia poi da proseguire a casa. Ancora, sintomi locali o localizzati, vedete questo bulldog che sembra quasi un asiatico, povero, è stato punto probabilmente nella zona più volte, perché, quindi può darsi che non sia stata un'ape o una vespa, quello che noi purtroppo a livello, come posso dire, clinico, a meno che non ci racconti il proprietario, non ci raccontiate voi, purtroppo un nido di vespa, avevo visto dei calabroni, andato intorno lì a quel cespuglio dove ho notato che c'era questo insetto, addirittura ci sono delle persone che ci portano anche delle foto, che può essere comunque utile. Noi veterinari, dal punto di vista clinico, è difficile, no? In assenza di un, come dire, di indizi che ci fornite voi proprietari, dire è un'ape piuttosto che è un calabrone, piuttosto che un bofonchio o qualcos'altro. Quello che noi assolutamente dobbiamo gestire è questo tipo di reazione, anche perché a livello oculare, soprattutto in un boxer che poi appartiene, no, alla classe, diciamo, dei brachicefalici, è ancora un po' più pericolosa la faccenda, viste le difficoltà che possono avere proprio anche a livello respiratorio. Quindi la faccia, quest'area, area oculo-nasale, è un'area molto delicata. Oppure possono esserci anche proprio delle reazioni locali più banali, autolimitanti, che vedremo come possono essere trattate anche direttamente dal proprietario nel frattempo che si reca dal veterinario. Questi sono un po', vedete, il quadro che possiamo avere quando purtroppo un animale si presenta in shock anafilattico, cioè con questi sintomi sistemici, come vi dicevo. Questo è un po' più quello che, appunto, magari per i quali vengo un po' chiamata in causa io, no?
sono pazienti che vedete, hanno queste frequenze, si vede dal monitor in lontananza, quel 161 che vedete è la frequenza, sono i battiti cardiaci dell'animale che sono molto aumentati perché la pressione è calata, quindi per mantenere un'adeguata pressione sistemica l'animale aumenta i battiti cardiaci. Questo fa sì che si abbia un consumo di ossigeno. I reni possono risentire di questi effetti sistemici generalizzati, così come vedete l'animale sotto ossigeno, perché possono avere gravi problematiche respiratorie. Questo accade proprio anche in maniera, la fisiologia, la fisiopatologia è la stessa nell'uomo. Per questo motivo, questi appunto sono pazienti che sono animali che possono necessitare proprio il ricovero nel nostro reparto di terapia intensiva, ecco. La puntura del calabrone, quindi ape, calabrone, la differenza è che il calabrone rispetto all'ape che magari punge per difesa una volta, perché abbiamo visto un pochino, no? L'anatomia, questa sacca del veleno collegata all'intestino, punge e finisce praticamente lì, il calabrone invece purtroppo può pungere ripetutamente in maniera impunita, direi, e quindi può essere sotto questo aspetto più pericoloso dell'ape, anche perché il pungiglione appunto del calabrone che contiene attraverso le quali viene inoculata la sostanza velenifera rimane conficcato nella pelle appunto del malcapitato. E quindi effettivamente potendo pungere in più punti potremmo avere delle reazioni molto più gravi a seconda appunto dei casi, a seconda ad esempio anche della taglia dell'animale, un cane di grossa taglia, un cane toy, un cucciolo. Un piccolo, appunto, un gattino rispetto magari a un gatto più adulto, ma anche all'interno della stessa specie, come vi dicevo prima, per il boxer, possiamo avere delle reazioni più o meno gravi proprio anche a seconda della razza. Ripeto, i brachicefalici nascono purtroppo sfortunati, quindi una puntura nella zona della gola, nel viso, sul naso, in questi animali, nei brachicefali, ma anche il gatto brachicefalo, il persiano, l'exotic, può essere veramente pericolosa. Quindi, idem. Analogia forte della reazione con quella che abbiamo visto per il veleno dell'ape, no? Quindi queste sostanze tossiche che provocano la liberazione di istamina, la vasodilatazione e appunto queste sostanze che danno la reazione allergica. Quindi alla fine, diciamo clinicamente, la differenza di una puntura tra un'ape e un calabrone dal punto di vista del portare l'animale in clinica gonfio, con dei ponfi, con delle reazioni magari più o meno estese e cutanee, come abbiamo visto, poco come dire, si discosta l'una dall'altro. Principalmente, come vi ho detto, come posso dire, la sfortuna è che il calabrone può infierire più e più volte sul nostro animale, cosa che l'ape non fa. E quindi magari raggiungere una concentrazione inoculata di veleno in un circolo più elevata. Dicevamo che appunto possiamo avere a che fare con anche le punture, ad esempio, della formica rossa. La formica rossa è una formica che più che pungere morde proprio attraverso il suo apparato buccale. Ci sono da noi. Sono diffuse soprattutto nelle aree a clima secco, si trovano nei prati, si trovano lungo i sentieri, e lì in particolare pensiamo al cane, difficilmente il gatto, diciamo, viene più che punto morso e vedremo perché dalla puntura dalla formica rossa.
la curiosità del cane, soprattutto alcune razze, lo sappiamo, no? Un po', sono come un po' degli aspirapolveri, penso ai Labrador che vengono lasciati comunque nelle stradine di campagna, giustamente, a godersi le passeggiate con voi proprietari, una bella giornata di sole, annusano tutti i bordi di queste stradine, annusano l'erba. Quindi magari poi intorno a maggio ci scappa anche qualche bel fuorasacco e comunque queste formiche possono, siccome ci sono e sono diffuse, possono in questa innata curiosità del nostro cane andare a morderlo soprattutto sul naso o sul tartufo proprio. E è curioso ed interessante come dei ricercatori, appunto, questo entomologo, ha creato un sistema, uno score, no? Per addirittura misurare l'intensità del dolore che provoca la puntura di un insetto, ovviamente sulla base dei feedback, insomma, delle persone in ospedale, dalla medicina umana, ovviamente poi viene questo studio. Però per farvi capire come effettivamente il dolore della formica rossa, del morso della formica rossa, va praticamente a raggiungere uno score di 3 in una scala da 1 a 4. Questo enorme dolore va praticamente a determinare una serie di manifestazioni cliniche nel nostro animale, più raramente, ripeto, nel gatto. Che molto spesso sono anche caratterizzate da atteggiamenti co convulsi. Proprietari che ci raccontano che il cane a un certo punto in passeggiata ha iniziato tipo a saltare su se stesso, oppure a correre, scappare via come alla ricerca di fuggendo da qualcosa. Il saltare continuamente all'impazzata, così senza quasi un motivo, all'improvviso, potrebbe essere legato al fatto che la formica lo ha morso su un piede, su un polpastrello. Può verificarsi. È molto, molto dolorosa. Ripeto, non è così frequente, ma ci sono e stiamo attenti. Ecco, questa è una. Possibile, perché anche lì arriva in pronto soccorso un cane con questo tipo di lesione, può essere di tutto e di più, ovviamente. Deve essere sempre il gioco di squadra tra il veterinario e voi, proprietari, che ci deve indirizzare verso la strada giusta e quindi poi, diciamo, la terapia giusta. Chiaramente, in assenza di alcun dato, portare un cane con questa lesione sul naso apre una serie di scenari, di ipotesi diagnostiche. Può essere una reazione allergica, una scottatura, una ferita dovuta a magari ha messo il naso in un cespuglio, si è provocato un'erosione, eccetera. Però, come dire, la valutazione attenta insieme come dicevo, alla collaborazione con voi, proprietari, e anche un pochino ovviamente di esperienza e di occhio, passatemelo. Deve comunque, a seconda anche di dove è stato l'animale, eccetera, quindi fare le domande giuste, chiedere le cose giuste, deve comunque portare no, noi veterinari a stare attenti e ipotizzare effettivamente una causa di una puntura dovuta, cioè questo tipo di lesione dovuto a una puntura di insetto. E perché bisogna stare attenti, agire con cautela? Perché appunto se quello che abbiamo visto prima, purtroppo sono tutte sostanze che possono determinare gravi reazioni allergiche, cioè noi vediamo a T0 un tipo di lesione così del cane che è andato curioso sulle bordure delle stradine di campagna, ma se questa è una puntura di un insetto, formica, quello che volete, può evolvere a seconda del soggetto. Per questo motivo, come dico sempre, chi si occupa di medicina d'urgenza, pronto soccorso, deve avere sempre un livello di allerta un pochino più elevato. Quindi il veleno della formica mietitrice, avete già magari letto, si diffonde attraverso il sistema linfatico. Quindi che cosa vuol dire? Che molto spesso questo tipo di lesione, che torno a dire può sembrare anche banale, tra virgolette, è magari accompagnata dal gonfiore, dei linfonodi,
retromandibolari, perché proprio c'è l'interessamento dei tessuti linfatici. E stesso meccanismo di azione, quindi quello che abbiamo visto, no? Queste cellule, questo sistema immunitario che impazzisce, reazione allergica fino anche lì all'anafilassi. Ed è per quello che effettivamente dobbiamo recarci subito in pronto soccorso quando abbiamo il sospetto e, come dire, comunque mai banalizzare. Vedete quello che vi dicevo? Più che di puntura si parla proprio di morso, cioè ha questa struttura veramente, sembra una trappola, no? Due taglienti che fondamentalmente vanno ad inoculare un veleno che ha, vedete, proprietà emolitiche. Emolitiche che cosa vuol dire? Vuol dire che il veleno della formica rossa praticamente distrugge. Una volta inoculato, una volta che va in circolo, distrugge i globuli rossi. Questa distruzione praticamente porta a una grave anemia negli animali, e questa la vediamo poi noi con la visita, con un esame del sangue e quindi con un emocromo. E una serie di eventi che portano anche a quello che è definito ittero, cioè l'animale diventa con le mucose. Gli occhi, le mucose orali, la gengiva, le mucose del labbro che assumono questo colore giallastro. Citolitiche significa che va a distruggere proprio gli strati cellulari, quindi l'epidermide, il sottocute, ha veramente un'azione molto molto imponente ed è lì nel momento del morso, dovuto a questo veleno e anche proprio a queste armi da taglio che dà questo dolore imponente. Vero è che come tutti i veleni, così come quello dell'ape, che assolutamente è studiatissimo, utilizzatissimo in omeopatia, in medicina stessa, ha anche proprietà antimicrobiche e insetticide. Quindi effettivamente in questi veleni di questi insetti, di questi animaletti che girano nei nostri prati, c'è un po' un doppio lato della medaglia. Vero è che comunque sia la reazione allergica è quella primaria che noi vediamo nel nostro animale e il dolore. Quando appunto vi dicevo, no, la curiosità, l'andare ad annusare, l'andare a scavare, l'andare a cercare, può accadere appunto che queste formiche, a seconda appunto dei nostri animali, ci sono tantissimi cani che mangiano di tutto, mangiano la mosca, mangiano il calabrone, mangiano il maggiolino e mangiano anche queste formiche rosse. La formica rossa morde le tonsille, morde la lingua. E il morso della formica rossa sulla lingua è molto pericoloso, può portare appunto più che altro il dolore, il gonfiore, quindi difficoltà poi alla respirazione, l'animale emette questa saliva, magari ci chiamano, ci dicono sbava continuamente, non smette di sbavare, non so cosa fare, si lecca continuamente, la lingua è tutta rossa o gonfia. Lì può essere una puntura di un insetto, oppure a seconda di dove è stato portato il cane, anche il morso della formica rossa. Quindi, diciamo, stare sempre attenti in questi casi, vedremo poi comunque i consigli che vi posso dare, però subito così vi posso anticipare che intanto che portate l'animale dal veterinario, lo sottolineo, potete sciacquare, raffrescare la bocca del vostro animale con acqua appunto bella fresca, cercare di in questa maniera lenire comunque con l'acqua fresca il bruciore, proprio il dolore dovuto al morso, ma anche in qualche modo di lavare il veleno che può essere residuato proprio nella saliva del cane. E nel gatto? Allora, vedete, qui abbiamo un gatto con una faccia un po' così triste, che sembra quasi che sia tipo come nelle persone abbiamo un ascesso dentale, in realtà è una puntura di insetto. Oppure, siccome i nostri gatti, vedete questi piedoni, questa manona, questo povero micio con questo piedone, perché il gatto quando gioca usa le zampe anteriori.
cerca già fa quelle farfalle, le rincorre, quindi la zampa fondamentalmente può essere la più coinvolta. Questa che vedete appunto è una reazione locale, come dicevamo prima, va assolutamente portato dal veterinario, perché le reazioni locali, come avete visto, possono purtroppo evolvere a generalizzate, e, oppure, come vedete nel caso di questo micio, un po' così, turbato, effettivamente qui ci può essere stato una puntura sia dall'esterno sulla guancia, oppure effettivamente può aver tentato anche di mangiare l'insetto. Quindi, quando mi devo preoccupare? Allora, vedete come diventano, tra virgolette, molte virgolette, buffi, perché comunque è una reazione abbastanza importante, questa che vedete, un'immagine che credo abbiate visto un po' ovunque, perché gira nei blog, gira online, quindi è proprio, come dire, il prototipo della facciona gonfia dell'animale che è stato punto, eh? Quindi, se il mio cane piagnucola insistentemente o fa delle cose praticamente in maniera quasi convulsa o compulsiva dal niente, dopo magari essere stato in passeggiata o in giardino a giocare con una palla da solo, oppure in altre situazioni dove comunque, chiaramente se è in appartamento, nello studio, bisogna un attimino, insomma, contestualizzare, però se ci sono delle situazioni ambientali in cui, torno a dire, voi proprietari potete avere il dubbio che possa essere stato punto da qualche cosa, preoccupatevi, soprattutto quando veramente in maniera così improvvisa parte con questi pianti, magari appunto tira sulla zampina, come vi dicevo, oppure hanno magari questi atteggiamenti a saltare ripetutamente. Se appunto si mordono, si leccano insistentemente una zampa, sia dell'arto posteriore, quindi il piede, così per umanizzare i nostri animali, o la mano dell'arto anteriore, se cerca, come vi dicevo, incostantemente di lavarsi, di grattarsi il muso, se sbava, cioè se c'è questa salivazione veramente molto importante. Oppure appunto come nella diapositiva precedente, se vedete dei rigonfiamenti localizzati. Se vedo segni di orticaria, voi proprietari potete imparare a riconoscere dei segni di orticaria? Sì, non è difficile, perché come vi accennavo, andare a vedere proprio tra le cosce, cioè voi avete magari, che ne so, un pastore tedesco, magari a pelo lungo, ma anche qualsiasi altro animale a pelo lungo, andata all'interno dello spazio delle cosce, sotto la pancia, quella zona contiene sempre meno pelo, come vi dicevo, si chiamano zone glabre, così come quella delle ascelle. Andate a esplorare quelle zone, vedete se ci sono dei puntolini diffusi. Sono identici a quelli che avevano, alle persone, a quelle che hanno le persone, e quindi magari preoccupatevi, nel senso, telefonate, il mio cane è stato in giardino, ho notato che questa cosa, e in più ho valutato fra le zampe, ho visto che ha tutta una serie di, come foruncolini, a volte mi raccontate. Quindi lo portate e ovviamente tratteremo il problema. Anche questa è una foto molto buffa che gira anch'essa sul web, proprio a dimostrazione che il gatto, se in maniera molto più rara, effettivamente zampe, musetto, ma anche proprio la sfiga, no? Come dire, di essere punto sul naso, sembra quasi come un clown. Sì, questo è un evento che così ci fa sorridere, questa immagine, però Sfiga, sfiga. Però si può Questa è parecchia sfiga, dire. ci fa anche sorridere, sembra appunto Patch Adams, perché effettivamente, vedete, questo è un gatto europeo, come si dice, no? Doligocefalo, cioè con un cranio, diciamo, normale. Però già vedete che questo gonfiore in qualche modo, no, chiude le narici. Ecco, voi pensate a questo tipo di reazione, ad esempio, in un persiano, in un esotico, in un gatto brachicefalo, veramente lo mette in crisi respiratoria molto, insomma, molto seriamente. Quindi,
quali sono quei segni per i quali i proprietari possono preoccuparsi che e quindi pensare che si tratti di una reazione allergica più grave. Iniziare a vedere l'animale che respira in maniera difficoltosa. Questo gonfiore sotto la gola, non tiene aperto gli occhi come quel boxer che abbiamo visto, queste labbra molto gonfie, oppure sintomi come anche il vomito, la diarrea, fino proprio addirittura, nei casi, come dicevo, molto gravi, collasso, crisi convulsive. Perché crisi convulsive? Perché ci sono degli insetti che hanno praticamente nel loro veleno delle sostanze proteiche che sono neurotossiche, quindi da delle neurotossine. Alcuni di essi danno addirittura crampi muscolari, paralisi degli arti, quindi insomma si va dalla reazione locale più banale fino a quelle più complicate. Nel frattempo che ci richiamo dal veterinario, che fare? Innanzitutto calma, perché io posso avere appunto questi scenari qua, fino a ecco, questo vedete, vedete tutta questa serie di ponfi, gonfi, diffusi. Questo rientra in quello che viene definito rash cutaneo. La reazione localizzata, il cane sta bene, non ha niente, non è gonfio da nessuna parte, respira bene, è vitale, reagisce agli stimoli. Ha urinato, mangia, fa tutte le sue cose, però effettivamente mi tiene un po' la zampina su e diciamo togliendo un po' di pelo ho notato che c'è un'area rossa, quindi questa è veramente la cosa più semplice perché è una reazione minima, localizzata, unica. Quindi possiamo ad esempio applicare del ghiaccio localmente, però non mai a diretto contatto con la pelle del nostro animale e al limite, però sempre sotto consiglio del veterinario, applicare e utilizzare una pomata al cortisone. L'applicazione del ghiaccio può essere utile anche nel caso, appunto, a fianco che abbiamo visto dell'ipotetico morso della fire ant, della formica rossa. Perché? Perché appunto sono tutte sostanze che sono molto urticanti, danno questo bruciore, poi la formica è molto dolorosa, abbiamo visto, il ghiaccio è un potente anestetico locale, quindi comunque va a diciamo lenire quel bruciore che l'animale ha. Ovvio che dobbiamo avere anche un animale compliante, cioè che ci sta a farsi mettere il ghiaccio fermo, tranquillo, quindi vediamo che poi ci possono essere vari scenari, ovviamente noi se, il consiglio che vi diamo è sempre quello di comunque chiedere il nostro supporto. Ovvio che nel frattempo, magari se ci chiamate, come accade anche con videochiamate, possiamo, ripeto, nel frattempo che comunque state venendo, darvi qualche consiglio innocuo, ma che aiuta l'animale nella mezz'ora, nei 40 minuti che arrivate dal vostro veterinario. Le reazioni invece localizzate ma più estese, potete alleviarle, alleviare il dolore con delle spugnature proprio di acqua fresca, acqua con ghiaccio. Ecco, veramente può essere molto utile. Cosa non fare? E le magie, gli intrugli, le stregonerie. Questo è quello che veramente gira su dottor Web, diciamo così. L'acqua al limone, l'acqua al bicarbonato, il succo di prezzemolo, la buccia della banana strofinata, il pompelmo, la melma, ho trovato anche una melma fredda di fango e cenere, la Bene. linfa dei fiori della bocca di leone, il Occhio, coccio. malocchio, prezzemolo e finocchio. Oh, vedi, infatti appunto ci sono le streghe, il pentolone magico e così via. Ora, la buccia di banana strofinata è quella che è piaciuta di più in assoluto. Dunque, allora, al di là, vabbè, delle battute, diciamo un senso chimico, per ritornare un attimino sul piano, alcune di queste sostanze, diciamo, chi ha deciso di scrivere queste robe, forse lo ha pensato, nel senso che il limone comunque contiene terpeni, i terpeni sono disinfettanti, sfiammano, però io, scusate se torno un attimo indietro, vado ad applicare del succo di limone su questa lesione,
Ma lo faccio male. sconsiglio, povero animale, povero cane, insomma, lo vogliamo proprio male. Oppure, cioè, la cipolla, quindi il mio consiglio è quello vero. No, scusami, tu non lo vedi il commento di Giovanni Bucca che dice la melma e cenere prima o dopo aver acceso le candele, giustamente. No, purtroppo non vedo i commenti, però No, va. io vi assicuro che questo è quello che gira sul Che hai web, trovato, molto quindi bene. veramente. Quindi leggete il nostro web cortesemente, andate sul sito Nuvolvet, ascoltate i nostri webinar che almeno è tutta roba autorevole. Assolutamente tutto riportato dagli articoli scientifici. Esatto. Quindi, dopo aver fatto le nostre magie, quindi essere spariti, la domanda può essere: ma posso dare un antistaminico al mio cane o al mio gatto? Vedete la scatolina dell'antistaminico che consiglio, si chiama meglio di no. Allora, alcuni antistaminici umani assolutamente vengono utilizzati nella pratica clinica. E vi ho anche spiegato il perché all'inizio, no? Queste cellule che si rompono, che liberano questa sostanza che fa un sacco di danni e che si chiama istamina, eh? Quindi la devo bloccare perché non vada a fare quei danni. E vengono utilizzati sia nel cane che nel gatto. Ma attenzione, perché alcuni dei nostri farmaci, nostri, intendo di noi persone, assolutamente non vanno bene per il cane o per il gatto, e anzi, possono provocare delle reazioni avverse anche abbastanza serie, come l'ipotensione. Quindi la risposta è meglio di no. Idem con patate, posso dare il cortisone al mio cane o al mio gatto? Allora, i corticosteroidi ovviamente hanno delle proprietà antinfiammatorie, sono la terapia d'iniezione per lo shock anafilattico, insieme all'adrenalina, insieme ad altre terapie che riguardano appunto la terapia intensiva. Però il loro dosaggio, la differenza che c'è tra una molecola e l'altra, perché di cortisonici ce ne sono tantissimi, ci sono tante famiglie, tante molecole, c'è quello che agisce prima, c'è quello che agisce dopo, ma dura più giorni, c'è quello che non viene metabolizzato dal fegato del cane e lo vorrei sottolineare. Si chiama beta-metasone, che forse tutti conoscete, non voglio fare disclaimer, ma purtroppo il prodotto è quello che è il Bentelan. Questi farmaci, alcuni di questi, non hanno degli studi scientifici validati per il loro metabolismo sul nostro cane e tantomeno nel gatto, che è sempre più complicato riguardo al metabolismo dei farmaci. Quindi, il cortisone assolutamente sì, ma in mano al veterinario. E quindi devono essere valutate attentamente, perché noi possiamo decidere di fare o una molecola o l'altra, tante ne abbiamo a disposizione e sono alla fine somministrati tramite iniezione. Avete visto la foto di quel primo cane col muso gonfio, non il boxer, ma l'altro, aveva sulla zampina una fasciatura, se avete fatto caso. Quella fasciatura era una canula per una flebo, perché in quei casi lì, secondo certe valutazioni, noi abbiamo deciso di fare il cortisone in vena, cosa che, come potete ovviamente intuire, non è fattibile in sede domiciliare a casa. Quindi, difficilmente, a meno che non siate su il picco della montagna del Nepal da soli, col cane tutto gonfio che sta per soffocare, difficilmente noi consiglieremo di somministrare in autonomia un corticosteroide al vostro cane, al vostro gatto. Iniziate le procedure che vi ho detto per alleviare il dolore, perché molto, molto spesso non ci si pensa, ma veramente il dolore è un aspetto da controllare in questi animali. Questi animali, quando arrivano a noi, noi li trattiamo sì con il cortisone, li trattiamo sì con gli antistaminici, ma gestiamo anche il dolore, perché la puntura di insetto, chi anche tra voi ascoltatori l'ha provata, l'ha subita, è molto dolorosa. Per questo motivo noi, magari in umana, viene gestita un pochino meno, perché comunque magari localmente, eccetera, ma l'animale che non sa che cosa gli sta succedendo, specialmente il gatto, purtroppo
passatemi il termine, impazziscono, proprio hanno delle reazioni molto molto forti. Quindi, ancora la scatolina corticosteroide, meglio di no, attentamente valutato solo dal veterinario. Siamo sulla fine perché siamo in clinica, nel momento in cui c'è proprio l'emergenza. Venite in pronto soccorso, l'avevamo visto col webinar che abbiamo fatto, insomma, nel periodo natalizio, quindi in pronto soccorso noi valutiamo sempre com'è l'animale, il suo livello di coscienza, perché ci possono arrivare in condizioni molto gravi, ma anche collassati. Però i cani che avete visto nelle immagini sono comunque cani che vengono portati da voi al proprio guinzaglio, camminano, magari scodinzolano, interagiscono, anche se comunque hanno questo forte fastidio e disagio. Quindi in quel caso la valutazione del livello di coscienza sarà buono. Se il cane respira bene e non ha problematiche sulle vie aeree, di nuovo l'A e B sarà un buono. La circolazione invece è sempre quella che deve essere attentamente valutata per il discorso che abbiamo visto prima, perché l'istamina provoca una potente vasodilatazione, cioè allarga i vasi, e molto spesso questi animali possono andare giù di pressione. Questi sono i principali trattamenti che vedete, sono tutti per via parenterale o insomma o endovenosa o sottocute che utilizziamo, quindi alla fine si tratta di corticosteroidi o antistaminici. Nei casi più gravi ovviamente stiamo parlando di gestione in day hospital o ricovero o terapia intensiva, si va anche con l'infusione di norepinefrina, che è l'adrenalina, nello shock anafilattico. Ecco, però appunto siamo avanti. Terapia del dolore, vi prego, io su questo sono particolarmente fissata e assolutamente nel nostro ospedale fa parte integrante per me dell'inquadramento, della stabilizzazione del paziente. Io appunto, concludendo, vi posso dire questo, che se l'animale, come vi ho detto, mostra o avete il dubbio che possa essere stato punto o morso da un insetto, mantenete la calma. Ci chiamate, magari nel frattempo che venite ci fate un video, foto, ci raccontate, ci spiegate, e soprattutto dovete aiutarci, perché dobbiamo fare squadra, quindi magari non omettete dei particolari, non tra virgolette vergognatevi magari di dire sì, ha fatto questo effettivamente, perché noi siamo lì per aiutarvi, però dobbiamo fare un gioco di squadra. Nel frattempo che lo portate potete assolutamente fare qualcosa, alleviare il bruciore, ghiaccio, impacchi di acqua fresca, magari se si tratta, ripeto, di una piccolissima, innocua, locale, limitata area, vi possiamo suggerire l'applicazione locale di una pomata antinfiammatoria, però i rimedi fai da te, le pozioni, gli impacchi, abbiamo visto, o farmaci, assolutamente no. Laddove possibile prevenite è un po' così un modo per dirvi che magari, così come molti di voi effettivamente ho notato, stanno molto attenti, no, ad evitare particolari zone nel periodo ad esempio dei famosi forasacchi o zone magari umide, zone comunque dove si sa che appunto possono come dire, essere habitat di insetti vari, magari cercare là, ripeto, dove è possibile evitare. Ovvio che il gatto è uno spirito libero, fa un po' quel che vuole, dove vuole, e quindi quello ce lo prendiamo così com'è. Io vi ringrazio e sono a disposizione per le domande. Cara Gianina, ce ne sono tantissime di domande, ma io prima di incominciare a fare la domanda metto un minimo di sottofondo e farei partire il giveaway tool per dire chi ha vinto, perché così almeno abbiamo tempo di rispondere a tutte le domande con grande calma. Allora, condivido lo schermo, la finestra, la scheda Chrome, ecco qua, così almeno abbiamo anche la musichetta stasera. Io continuo al solito a non vedere niente, Silvia. No, vieni pure sul video, ho tolto la condivisione, vieni pure da... Ecco, ci vedi adesso? Oh, yeah! Eccoli! E guarda, non devo neanche fare la musichetta, perché c'è la musichetta sotto, ma che meraviglia. La sentite? Un po' bassina. Francesco Castelli.
Ecco, perfetto, Francesco Castelli. Allora cambiamo la musichetta che adesso dovrebbe andare una musichetta forte, dance pop. Una musichetta del po', vabbè. Vabbè, insomma, Francesco Castelli, se ci sei, dovresti cortesemente mandare un messaggio. Datti un colpo, dance. Dovresti cortesemente mandare un messaggio sulla pagina Bluebet con il tuo indirizzo di posta elettronica, indirizzo fisico, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono, perché ti spediamo una meravigliosa sorpresa Bluebet, che non ti diciamo, ma tanto ormai lo sanno tutti che cos'è, perché stanno girando le foto delle nostre sorprese, quindi un po' uno spoiler c'è, cioè vai a cercarti le foto così almeno scopri che cos'è. Perfetto, allora finalmente possiamo rispondere alle 18.500 domande che a cui hai rispondere, Gianilla. No, non ce la facciamo per 100. Ecco, allora, sono davvero tante. Alcune in realtà hai già direttamente risposto durante la tua presentazione, per cui magari non te le leggo proprio tutte. Allora, Stefano Costa dice appunto, pensavate di esservi liberati di me, ma invece sono tornato molto bene, siamo felicissimi di averti. Intanto dalla provincia di Messina, stavano veramente ascoltando da qualunque parte d'Italia, quindi molto bene, intanto arrivo alle domande perché ci sono, ecco, anche la zanzara che fa venire la leismania. Dunque, stavi parlando all'inizio, qui stiamo parlando delle domande che c'erano proprio all'inizio, diceva se anche la zanzara può essere un insetto che può provocare delle reazioni anafilattiche o delle reazioni allergiche, secondo te? Allora, la leishmaniosi, diciamo, ora esula sia dal tema della serata, ma anche un po' dalle mie competenze. Comunque la leishmaniosi è trasmessa da un papatacio, in realtà, che è una sorta di moscerino, chiamiamolo così. Ok, non me ne vogliano, ripeto, gli entomologi. Sì, quindi per quanto riguarda l'effetto di questo papatascio dal punto di vista locale per un'eventuale reazione locale di tipo allergico è molto poco probabile. Sì. La zanzara, ce ne sono di varie specie, abbiamo principalmente il problema noi in veterinaria della trasmissione della filariosi cardiopolmonare. Però la zanzara in effetti, un po' come nelle persone, può dare delle reazioni locali. Per esempio nel gatto, molto spesso potete osservare sui padiglioni auricolari, in estate soprattutto, una serie come di piccole zone alopeciche, molto piccoline, diffuse. Magari si pensa ad una micosi inizialmente, ovviamente andrà poi esclusa, per carità, però mettendo insieme la maggior parte delle volte i dati, si tratta di punture di zanzare, perché anche i gatti non ne sono esenti. Però, appunto, diciamo, sia la zanzara che il flebotomo, il papatacio, insomma il moscerino, chiamatelo come volete, sono vettori di malattie sistemiche che, diciamo, non hanno la base che abbiamo visto di allergica. Cioè, certo. Tutta un'altra malattia, sia la leishmaniosi, certo, che la filariosi. Certo. Pastore tedesco Wolf chiede se gli antiparassitari possono aiutare in qualche modo, evidentemente, a prevenire la situazione. Diciamo sì, per alcuni tipi di insetti, l'ape, la vespa, ni barra no, nel senso che pungono. Le sostanze che, diciamo, ce ne sono anche lì di tanti tipi. Ne so, pensiamo all'ispoton, fipronil, piuttosto che la selamectina, non voglio fare appunto nomi commerciali, comunque le molecole per esempio derivate dall'ivermectina, quelle hanno un pochino più un ampio spettro su alcuni tipi di insetti, però sulla formica per esempio non ci fanno niente, certo. Mentre ad esempio ci sono dei collari che hanno questa durata d'azione un pochettino più lunga, che contengono le cosiddette permetrine, poi fanno parte dei piretrini e piretroidi, che effettivamente sono appunto nascono come dei pesticidi e quindi possono avere degli effetti su alcuni tipi di insetti. Ma torno a dire, sull'ape o sul calabrone, no, magari la formica sì, la possono come dire
allontanare, diciamo così, però ci vogliono altri tipi di concentrazione di sostanze anche, ecco. Certo. Sempre lui chiede se anche le zecche possono creare questo tipo di reazioni Allergica, allergiche. sì, la puntura della zecca assolutamente sì, è una delle, come posso dire, delle evenienze più frequenti è quella che si verifica nel momento in cui purtroppo alcuni proprietari la rimuovono così in maniera errata e quindi all'interno della cute praticamente la zecca ha un apparato buccale che viene costituito da due zannette chiamate cheliceri. Questi si vanno a conficcare, il proprietario prende la zecca, la strappa così, ma i cheliceri rimangono all'interno. Questi cheliceri praticamente poi innescano purtroppo una reazione locale, perché sono tutto ciò che è di estraneo, noi non siamo fatti male, tutto ciò che è di estraneo, il nostro organismo, come quello dei nostri animali, lo avverte e cerca in qualche modo di difendersi. E nella maggior parte dei casi con una reazione di tipo allergico. Quindi si formano nel punto dove rimane intrappolato il chelicero, il morso praticamente, dei ponfettini, un granuloma, e effettivamente poi può essere complicato, magari va rimosso anche con una mini, ovviamente, incisioncina, mini chirurgia, tra 30 virgolette. Però ecco, effettivamente ci può stare anche proprio per la puntura della zecca di per sé. Il problema della zecca, appunto, sono altre patologie sistemiche, Certo, sono la certo. babesiosi, la malattia di Certo. Lyme, eccetera. Elisabetta Di Filippo ha affrontato anche un altro problema, cioè quello della processionaria, che tra l'altro in questo periodo è già scesa, perché in molte Allora zone sì, sono purtroppo è tantissime. anomalo perché in realtà diciamo sarebbe maggio-giugno, però sì, ci sono. Sono delle larve perché poi appunto magari non lo sappiamo, ma sono delle larve che poi da adulte diventano una sorta di falena che tra l'altro ha vita breve, 1 o 2 giorni e poi muore e non ha la falena nessuna, non dà nessuna problematica né cane né gatto. Purtroppo la processionaria, sì, assolutamente, è terrificante, terribile, perché al solito la curiosità dei nostri animali, andare lì ad annusare, a scavare, a fare, a cercare il gatto di prendere, hanno questi pelucchi terribili, urticanti, che purtroppo anche per noi, anche per le persone, possono scatenare veramente delle reazioni locali, sia ponfi, gonfiori. Tutto quello che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato, però fondamentalmente la problematica è che questi pelucchi contengono ulteriormente delle microparticelle che possono anche essere proprio inalate dall'animale, oltre che anche mangiare la processionaria, leccarla, allora lì è terribile. L'inalazione provoca broncospasmo e grave difficoltà respiratoria. Se la processionaria viene leccata, addirittura mangiata, deglutita, piuttosto che io ho avuto un caso di un cane di media taglia, 10-15 kg, praticamente nel giardino di casa dove abitavo, una casa molto con un ampio giardino, tutta praticamente, come dire, piena di pini marittimi, qua in zona dove siamo noi in Toscana. Purtroppo, durante la potatura di questi pini, un nido di processionarie, un nido intero, cadde, fatalità, sulla schiena di questo cane di 10 kg. Io non vi dico, appunto come è stato portato, quindi lì siamo a livelli della terapia intensiva, perché è un assorbimento massivo di questa tossina, di questa sostanza. Però una delle cose più frequenti che vi dicevo è quella della lingua. Purtroppo si può anche avere la necrosi, cioè la morte del muscolo linguale che va a cadere proprio, alcuni hanno bisogno di un intervento chirurgico per rimuovere parti proprio di questa lingua e quindi poi diventa insomma difficoltosa poi la gestione successiva dell'alimentazione, la salivazione, insomma la processionaria è tosta, un altro delle cose che può fare se ingerita, che poi è la minima. La sindrome della diarrea emorragica.
Esatto, tra l'altro sulla precessionaria c'è proprio sul sito BluVet un articolo abbastanza dettagliato su anche che cosa fare, quindi se vuoi Elisabetta Di Filippo l'ho messo nei commenti in fondo. Stefano Costa chiede se è vero che i primi sintomi di reazione allergica si manifestano entro i primi 15 minuti. È anche prima. Ecco, perfetto. Anche prima, dipende, perché dipende appunto dalla quantità di veleno che viene inoculato, dipende da quante punture, metti appunto il caso del calabrone, l'animale poverino riceve, e dipende anche, come vi dicevo, da una sorta di appunto predisposizione, perché è un po' individuale, un po' come ripeto noi, ci sono dei soggetti che veramente tra noi vengono punti da un'ape, bon, un piccolo pompo finisce lì, purtroppo altre persone, come ben sapete, finiscono dritte al pronto soccorso. Quindi anche nell'arco proprio dei primi 5 minuti inizi a vedere perlomeno il fastidio, no? Il cane che fa così, il gatto che fa così con la zampa, allora magari andiamo a vedere cosa c'ha. Certo. Nel frattempo molti hanno chiesto l'attestato di partecipazione, è sempre sul nostro sito BluVet, quando lo scaricate ovviamente taggateci nelle nostre storie e venite a cercarci su Instagram, perché lì condividiamo molte dei nostri contenuti. Dunque, come facciamo, Aurora Pio Fusaro chiede, come facciamo a riconoscere da quale insetto è stato punto il cane? No, è una domanda assolutamente interessante, alla quale non c'è risposta, ma non perché non te la sappia dare io, nel senso che veramente è difficile. Ci sono delle punture un pochino più peculiari, non si parla appunto di insetti, si parla magari di aracnidi, come quella appunto del ragno violino, che ha un veleno, così apro una parentesi, uno spot, ha un veleno con azione proprio necrotizzante, cioè va a causare la morte della parte della cute dove l'animale viene punto, e lì praticamente voi vedete tutta un'area magari che inizia tondeggiante ma che diventa nera, perché proprio muore, e poi tutta una serie di altri effetti sistemici. E ovviamente se mi portate un animale del genere con questo tipo di lesione così nerastra, brutta, con magari mi dite un pochino l'habitat, dove siete, eccetera, allora possiamo, diciamo, ipotizzare un pochino più precisamente rispetto ad una puntura di un'ape che non è mai con l'aspetto nerastro, necrotizzante, come quella del ragno violino, ad esempio. Difficilissimo, ape, calabrone, vespa, piuttosto che, assolutamente difficile. Sto pensando appunto a voce alta, se possibilmente possiamo, ma fondamentalmente ecco. Si va a lavorare sul sintomo, non tanto su che cosa potrebbe aver provocato. Sì, quindi molto spesso mi portano magari l'ipotetica foto dell'insetto, però anche lì per noi veterinari non è molto semplice, perché a volte ci sono degli insetti che proprio non abbiamo mai visto. Sì, però ma poi ecco, appunto, non è significativo quello, è significativo la reazione che sta creando, e quindi si va a focalizzarsi su quella situazione. Assolutamente. Roberta Sorrentino chiede se nel caso il cane incontri un rospo e inizia a vomitare, cosa fare prima di andare dal veterinario? So che non è un insetto, ma il mio cane è stato tanto male in campagna e può capitare anche questo. Povero. Sì, il rospo è terribile, perché ha sul dorso, ma proprio per allontanare i nemici, una serie di ghiandole che secernono queste sostanze velenifere, perché alla fine quello è biancastro e ha oltre che un sapore veramente amaro, da questa ipersalivazione, questo vomito, poi alla fine nausea. Purtroppo ci sono appunto sostanze che possono avere anche effetti sul sistema nervoso centrale da parte del rospo. Ci possono essere sostanze che hanno azione, ad esempio, sul sistema parasimpatico. A volte potete vedere i vostri animali che hanno questa dilatazione delle pupille, quindi effettivamente leccare o mangiare addirittura, ma poi lo vomitano. Il rospo può diventare un po' una cosa da considerare abbastanza seriamente. Nel frattempo, con l'animale che vomita,
poco da fare perché anche qui non pasticcerei con farmaci, antivomito, ok. Se lo lecca, invece, questo sì è descritto e riportato e anche da me suggerito, al solito sciacquare bene, lavare bene il cavolare, acqua fresca, togliere la saliva, perché a volte la reazione col veleno fa sì che la saliva diventi molto consistente, molto filamentosa, quindi magari possono avere delle difficoltà poi anche respiratorie. Questo nel frattempo che venite lo potete assolutamente fare. Per il resto poi ci pensiamo noi. Certo, perfetto. Allora, nel frattempo, un turbinio di grazie, di meraviglia, di interessante, tutte, quindi un sacco di complimenti, Gianilla, però non ti dico Grazie. perché veramente tu poi sei abituata, ma ormai è anche quasi tardi. Come comportarsi in caso del morso del ragno violino, appunto, l'abbiamo appena trattato. Aurora Piafusaro chiede ancora consigliate il collare antiparassitario, la pipetta, abbiamo fatto una diretta sugli antiparassitari, vai a cercarla, quindi proprio la settimana scorsa, 2 settimane fa, poco tempo fa. E Angie Sgura dice che appunto il suo veterinario gli aveva consigliato il Bentalan, ma a questo punto sì, è un po' azzardato, effettivamente è vero. Non è proprio una cosa. E poi abbiamo messo come ospedale San Concorde, abbiamo messo nei commenti l'articolo come si chiama, sulla processionaria. E direi che il mio cane ha usato la pipetta, qui si stanno parlando tra di loro per quello che riguarda gli antiparassitari, lasciamoli tracciacolare. Dunque, niente da fare anche Non c'è se. nessuno che ha usato la banana? Dunque, c'è stato anche lì sempre occhio finocchio, prezziamo le finocchie perché c'erano anche degli specchi, insomma, dei commenti, sono stati bellissimi. E quindi perfetto. Allora, sulle pipette che danno irritazione, però non facciamo queste azioni così proprio di assurde di dire che fanno tutte venire irritazioni. Sono anche qui delle situazioni abbastanza rare, come le reazioni allergiche per qualunque farmaco. Sono veramente rare. Milioni di cani utilizzano gli antiparassitari e non hanno assolutamente nulla. Poi c'è quello che è rognato, che gli metti la pipetta, si crea una piaga e può capitare. Non è che sono Si tutti così. passa ad altro, non hai Esatto. assolutamente gli effetti sistemici di cui abbiamo parlato prima, eh? Cioè, Esatto. difficilissimo, cioè, hanno un Esatto. indice terapeutico elevato. Se gli danno irritazione, esattamente non si vede. Allora, Gianni Buca è lui che diceva appunto quando si deve. Prendi il quarzo, l'ametista, le candele rosse, io vi faccio sapere. Perfetto, fantastico. Ok. Oh ragazzi, è stata una diretta veramente molto interessante, come al solito meravigliosa, ma poi divertentissima perché abbiamo una straordinaria dottoressa che lavora in un altrettanto meraviglioso ospedale San Concordio di Lucca, ospedale veterinario Blue Vet. Quindi ragazzi, ci vediamo la settimana prossima con un'altra meravigliosa diretta. Questa volta andiamo a Bergamo, a Carvico, con la dottoressa Anna Panzeri che ci parla di patologie dell'accrescimento del cucciolo. Quindi tutt'altra cosa, molto interessante anche quella, perché poi tra l'altro è una dottoressa proprio che si è specializzata in questi argomenti. Quindi Gianila, io come al solito ti ringrazio tantissimo, venite a seguirci sui nostri social, seguite anche l'Ospedale San Concordio sia su Facebook che su Instagram, ma anche il nostro Blue Vet perché c'è tutto il mondo Blue Vet nei nostri canali. Iscrivetevi al canale YouTube, andate a scaricarvi tutte le dirette, potete fare tutto quello che volete perché è tutto pubblico sempre. Grazie mille, sempre una buona serata, alla prossima settimana. Buonanotte a tutti, grazie. Buonanotte, grazie, grazie.